I campioni in carica della Piano sono di cena degna, i padroni di casa in tenuta bianca si trovano al terzo posto in classifica alle spalle di Gardena e Vipiteno, ma con una partita in meno. L'ultima vittoria, arrivata in rimonta per 4-2 sul Torino con tutti i gol realizzati nel terzo periodo, ha certificato come i ragazzi di Wilson siano una squadra da prendere assolutamente con le molle. La Piano è reduce da due vittorie contro i FAU Bozen e Merano e ha dunque rialzato la testa dopo un inizio di stagione decisamente negativo. Si sfidano i primi due power play del campionato di Serie A2. Avvio favorevole ai padroni di casa, Federico Gilmozzi suggerisce per Dominic Perna, che chiama all'intervento Demez. Egna vicino al vantaggio sin da subito. Poco più tardi i padroni di casa passano effettivamente. Simone Donati imbecca alla perfezione Jussi Aikinen, che mette dentro da posizione centrale. Avvio bruciante della compagine della bassa tesina, che infila il meritato vantaggio al 5-0-9. All'ottavo arriva anche la prima occasione per la Piano. Stefano Unterkofler fa tutto da solo, ma alla fine è Martin Rizzi ad avere la meglio. Immediatamente dopo si concretizza il raddoppio da parte del Legna. Dominic Perner si conferma bomber di razza, sorprende Giorgio Alchidis e non spreca l'assist di Manuel Bertignol. Al 9.38 Legna è dunque già sul 2-0. La Piano cerca di reagire con Peter Campbell prima e Lucas Martini poi, ma Martin Rizzi non cede e si oppone con bravura. Sull'altro fronte però c'è molta più precisione, disco servito da Aikinen a Manuel Bertignol, che spara in diagonale e beffa il portiere ospite. Demez deve incassare la terza marcatura, ma nella circostanza non viene nemmeno aiutato dal compagno Daniel Fabris, che gli frana addosso non permettendogli l'intervento. C'è solo una squadra in campo e quella è Legna. Dominic Perna viene lanciato in profondità, ma nell'uno contro uno alza il disco per superare Demez e non inquadra lo specchio. In finale di tempo i padroni di casa dilagano. Chelodi porta dentro il pack, Gilmozzi lo controlla dietro porta e scarica a favore di Perna, che non può sbagliare. Secondo gol del match per Dominic Perna, che si conferma cecchino quasi infallibile. Finisce il primo periodo dunque e la Piano ringrazia, la sosta serve e come ai Pirati. Nemmeno dopo l'interruzione si arresta però la pressione da parte dei padroni di casa. Patrick Zambaldi serve Marian Zelger, che impegna da sotto Mark Demez, il quale è costretto alla presa sulla successiva pressione di Hannes Walter. Gialloblu provano ad abbozzare una reazione incursione sul settore di sinistra da parte di Andreas Pichler, il cui tiro è preda del sempre attento Martin Rizzi. A metà frazione, interessante botta e risposta, incursione di Simone Donati per Legna, che impegna Demez dopo aver aggirato la porta. Disco ancora in gioco e Fabian Ebner serve immediatamente Peter Campbell, il quale parte in contropiede, concludendo di rovescio sulla parte esterna della rete. Lo stesso Campbell ci prova una seconda volta, ma viene fermato dalla respinta del portiere avversario. Con Daniel Fabris in panca puniti, il team di casa alza ancora i giri. Nel corso del power play, ghiotta occasione per Adam Calder, che prima spara addosso a Demez e successivamente mette a lato il tap-in. Nel power play successivo Legna non fallisce, Enrico Chelodi in posta alla perfezione e taglia sotto porta a favore di un liberissimo Perna, che supera ancora il gol ospite. Terzo gol della serata per Dominic Perna e padroni di casa sul 5-0. Al 34esimo minuto Jan Waldner è costretto a dire addio alla partita causa un doloroso stiramento. La Piano non reagisce ancora ed anzi sbanda paurosamente in difesa. Incomprensione tra Mark Demez e Daniel Fabris, ad approfittarne è Federico Gilmozzi, che smarca il solito Perna, il quale non perdona. Al 36-56 sesta rete per la formazione di casa e 16esimo gol in campionato per Perna in 10 gare giocate. I problemi aumentano per i campioni in carica, costretti in 3 contro 5.
disco gestito alla perfezione da Legna, Pelletier, perna e tocco conclusivo di Donati per il 7-0. La difesa ospite può solo guardare mentre la compagine della bassa Atesina passa ancora al 38-45. Il pesante parziale porta la panchina della Piano a richiamare Mark Demez. Al suo posto Simon Fabris, che occupa la porta ospite dal termine della seconda frazione. Con Häkkinen in panca puniti, i gialloblu battono un colpo, conclusione dalla distanza da parte di Daniel Fabris e deviazione impercettibile ma vincente di Philipp Platter. Al 44-30 arriva così il primo gol della serata da parte della Piano, che se non altro reagisce alla difficile situazione. L'orgoglio dei Pirati esce definitivamente nel finale di gara, occasione a metà frazione per Lucas Martini, il quale smarcato alla perfezione chiama al grande intervento Rizzi. Pronta la risposta del Legna, contropiede condotto da Perna che libera Adam Calder, che da buona posizione spara centralmente. Prima della fine, seconda realizzazione da parte degli ospiti, azione condotta da Campbell che scarica a favore di Deschnet, il quale batte Martin Rizzi dalla media distanza. Settimo gol in campionato per Deschnet, che porta la Piano a quota 2. Non accade più nulla sino al termine. Legna infligge una pesante lezione ai campioni in carica della Piano, che escono dal ghiaccio della bassa Atesina decisamente ridimensionati rispetto alle ultime prestazioni.